do il benvenuto a tutte e a tutti a nome dell'Associazione Futura Umanità. Questa nostra iniziativa di quest'oggi segna la conclusione dell'anno che abbiamo voluto definire berlingueriano in coincidenza del 30° anniversario della morte del dirigente comunista. Voglio rapidamente ricordare che quest'anno è stato caratterizzato da una serie di iniziative, convegni, ma segnato anche dalla pubblicazione di contributi notevoli, un'antologia di scritti berlingueriani curata da Paolo Ciofi, il presidente della nostra associazione, e da Guido Liguori, e una monografia curata sempre da Guido Liguori, dedicata appunto allo studio del dirigente comunista. E abbiamo inteso il nostro impegno in quest'anno berlingueriano non volto sicuramente ad una esplorazione agiografica di Enrico Berlinguer e del suo pensiero teorico e politico, ma abbiamo cercato di promuovere una rilettura critica e per quanto possibile aggiornata dei suoi scritti. Spesso ci è capitato di constatare in queste iniziative, penso che ciò accadrà anche oggi, la straordinaria attualità delle riflessioni e delle elaborazioni berlingueriane. Anche per questo, in vista proprio del convegno di quest'oggi, abbiamo curato, grazie all'impegno di Alexander Oeber in particolare, la pubblicazione dei discorsi europei nella sede del Parlamento europeo di Enrico Berlinguer in un opuscolo che troverete qui all'ingresso e che naturalmente potrete acquistare, pubblicato a cura degli editori riuniti. Questo convegno è frutto di una serie di collaborazioni e di sinergie. Voglio innanzitutto ringraziare l'impegno col quale il gruppo confederale del Parlamento europeo della Sinistra Unitaria Europea e della Sinistra Verde Nordica, Gauche Unitaire Européen e Nordic Green Left, ha voluto appunto sostenere questo nostro convegno, questa nostra iniziativa. Qui è con noi l'onorevole Forenza, permetto di dire onorevole compagna dell'onorevole Forenza, ci raggiungerà credo in giornata dello stesso gruppo Curzio Maltese. E voglio inoltre ringraziare le associazioni che insieme con noi si sono impegnate nella preparazione e organizzazione di questo convegno, e cioè la Rosa Luxemburg Stiftung, e qui con noi autorevole rappresentante di questa fondazione, Heinz Birbaum, che è qui alla nostra sinistra, e ringraziamo anche la fondazione Nikos Poulantzas Institute. Il compagno Golemis è qui con noi e lo invitiamo sicuramente alla presidenza. Grazie. Presidenza che per questa mattina, come vedete, prevede la presenza qui di Paolo Ciofi, presidente di Futura Umanità, di Heinz Birbaum, di Guido Liguori, di Eleonora Forenza e appunto del compagno Golemis che abbiamo ora chiamato tra noi. A proposito della Fondazione Rosa Luxemburg, voglio soltanto per inciso ricordare che proprio ieri ricorreva il 145° anniversario della nascita di Rosa Luxemburg, quindi c'è particolarmente caro, diciamo,
evocare questa grande figura della sinistra europea e mondiale, vorrei dire, in occasione del nostro convegno.